Il paradiso, spoiler mercoledì 19 aprile, non vuole incontrare la famiglia Perico. Il settimo capitolo del Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming Rai Play. Le anticipazioni dello sceneggiato creato da Gianmandrea Pecorelli per la puntata del 19 aprile svelano che Alfredo, Gabriele Anagni, ci rimarrà parecchio male quando scoprirà che Irene Cipriani, Francesca Del Fa, pur di non incontrare la famiglia Perico, gli propinerà una scusa. Marco di Sant'Erasmo, Moisè Curia, sarà più che mai intenzionato sia a dimenticare Stefania Colombo, Grace Ambrose, che a proseguire nel trattare Gemma Zanatta, Gaia Bavaro, soltanto come un'amica. Marcello Barbieri, Pietro Masotti, infine, continuerà a essere adirato e deluso dalle bugie della contessa Adelaide, Vanessa Gravina. Mentre Matilde Frigerio, Chiara Baschetti, sarà indotta da Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, a scavare più a fondo in merito all'incendio in fabbrica. Gli spoiler della soap opera italiana, per ciò che riguarda l'episodio che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 19 aprile, evidenziano che Irene non vorrà incontrare la famiglia Perico e, di conseguenza, si inventerà una scusa con Alfredo per non presenziare all'incontro. L'assistente di Armando Ferraris, Pietro Genuardi, però, mangerà la foglia e ci rimarrà parecchio male, decidendo di sfogarsi con Vito Lamantia, Elia Tedesco. Le trame del Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 19 aprile, anticipano che, nonostante il feeling notato da Roberto Landi, Filippo Scarafia, Marco continuerà a trattare Gemma come una semplice amica. Al contempo, il giornalista avrà in animo di dimenticare l'ex partner Stefania. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 per la puntata di mercoledì 19 aprile svelano che Marcello continuerà ad essere molto amareggiato dopo aver scoperto che Adelaide non gli ha detto la vera destinazione del suo viaggio. Notando la disperazione del gestore del bar Bottini, Ludovica Brancia di Montalto, Giulia Arena, cercherà di tranquillizzarlo. Maria Puglisi, Chiara Russo, dopo la proposta di diventare la nuova stilista dell'atelier, penserà di chiedere aiuto a Matilde. Frigerio, allo stesso tempo, sarà esortata da Vittorio a non fidarsi delle apparenze e iniziare a indagare su quanto successo realmente durante l'incendio nella sua fabbrica di famiglia. Stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să stau.